Buon pomeriggio a tutti. Ecco, quest'anno lo slogan La scuola non si ferma e anche la FIDA non si ferma di fare proposte a supporto e a sostegno delle scuole. E, con sorpresa, ecco, gradita, ecco, ci siamo ritrovati che questo avviso PON è stato rivolto anche alle scuole paritarie. Sappiamo che il penultimo non erano menzionate le scuole paritarie, ma comunque la FIDE sta sostenendo anche scuole che hanno avviato dei ricorsi per fare una valutazione, no, di recupero di questa opportunità. Intanto, già l'anno scorso avevamo partecipato all'altro bando che stiamo aspettando i risultati che tardano ad arrivare perché c'è stato da parte dell'ANINSEI un ricorso. Obiettando il fatto che le scuole riconosciute non, cioè commerciali, erano le scuole paritarie non commerciali, cioè commerciali, scusate, erano state escluse dal bando. Sembra che la situazione si stia evolvendo e che ben presto riusciremo ad avere anche la graduatoria dei partecipanti a questo bando, dove abbiamo accompagnato tante realtà di scuole paritarie FIDAE. E allora la FIDE non si ferma, ripropone anche in questo momento particolare l'opportunità di partecipare a questo avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testi o kit scolastici, quanto potrebbe essere utile in questo ripartire della scuola a settembre. E per noi questa iniziativa rientra a pieno titolo nel progetto Vogliamo fare scuola, perché è guardare alla scuola che da settembre, una scuola nuova che si apre, vediamo anche di quali strumenti, di quali opportunità ha bisogno per essere sostenuta. Anche domani sera avremo un webinar molto interessante, sempre per il progetto Vogliamo fare scuola, dopo aver approfondito temi a carattere sanitario, pedagogico, logistico e organizzativo. Domani ci fermeremo a capire come le scuole possono organizzarsi per dei finanziamenti. Proposte interessanti saranno fatte domani pomeriggio. E cosa dire? Avanti tutta, non ci fermiamo perché abbiamo una grande responsabilità, la responsabilità di guardare al futuro, radicati nel passato, protesi verso il futuro. Questo è l'augurio che faccio ad ognuno di voi e ringrazio il dottor Giuseppe Maffeo che anche oggi con la sua competenza e le sue conoscenze riuscirà ad introdurci un tema che insomma l'abbiamo tanto desiderato. I tempi sono stretti, pertanto anche questa volta la FIDE si offre volentieri con lo sportello pronto scuola a supporto delle nostre realtà ad aiutarvi in tutte quelle che possono essere le pratiche per poter presentare il progetto. Cosa dirvi di più? Vi auguro buon pomeriggio e auguro al dottor Maffeo buon lavoro. Grazie a tutti e ci vediamo dopo. Arrivederci. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti e grazie per avercelo dedicato in questo insomma, caldo mese di luglio. Non posso non ringraziare la FIDAE che ha creduto in momenti molto difficili in cui nessuno pensava che si riuscisse a poter accedere ai finanziamenti FOND, ma ha continuato a mantenere i rapporti. A chiarire alla stessa autorità di gestione del PON che anche le scuole paritarie hanno diritto a partecipare a questo canale di finanziamento e questo avviso è il secondo importante risultato di questo lungo cammino che ha permesso alle scuole paritarie appunto di accedere ai finanziamenti. Il webinar l'obiettivo di aiutarvi, di aiutare le scuole che siete numerose, che avete aderito a questo webinar, per accedere al finanziamento. Si tratta di un aiuto che purtroppo si esaurirà nella fase di presentazione, a differenza di quando abbiamo fatto anche diciamo a ottobre scorso, a novembre scorso, in cui noi avevamo avuto più tempo per aiutare le scuole nel presentare il progetto, qui l'apertura della finestra di finanziamento
è di soli 10 giorni, cioè dal 13 al 23 luglio. Quindi questo webinar sarà incentrato soprattutto sulla presentazione del progetto e quindi non ha la possibilità di darvi un quadro più ampio che riguarda l'intero ciclo del progetto, che pure sarebbe importante. Tuttavia, come avviene e avverrà per il bando sulla povertà educativa, e la Presidente ci ha detto che le graduatorie stanno per uscire, e questa è una buona notizia per coloro che hanno partecipato, anche in questo caso, laddove la graduatoria dovesse uscire in tempi brevi, noi vi aiuteremo ad affrontare anche il secondo step, cioè lo step di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, che noi ci auguriamo siano numerosi. Mi trattengo un altro momento sul bando precedente, cioè contrasto alla povertà educativa, perché abbiamo notizie dall'autorità di gestione che la graduatoria, per coloro che hanno partecipato e sono soprattutto le scuole del centro-sud, perché era un bando limitato sotto il profilo territoriale, ci hanno detto che dovrebbe uscire la graduatoria tra la fine di luglio e metà agosto. Quindi il prossimo anno scolastico vedrà l'attuazione dei progetti che sono finanziati con questo bando. L'unica nota di riflessione riguarda la Regione Sicilia, perché la dottoressa Augusto, che è la dirigente dell'autorità di gestione, ci ha detto che l'USR regionale sta dilatando i tempi per dare la conferma al Ministero delle scuole che svolgono la propria attività in modalità non commerciale. Comunque la dottoressa Augusto era confidente che l'USR regionale possa entro la fine di luglio fornire l'elenco di queste scuole e quindi permettere a queste scuole di accedere al finanziamento in tempi brevi. Detto questo, rivolgiamo la nostra attenzione al bando che è uscito e appunto titolato Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i libri di test e kit scolastici. Questo pomeriggio, questa ora o poco più che staremo insieme, faremo questo tipo di itinerario. Partiremo dal focalizzare i punti più importanti del bando, quindi le finalità, i beneficiari, i destinatari e gli interventi attivabili, le voci di spesa, la procedura e i documenti da presentare, i criteri di selezione e quindi di ammissione al finanziamento, tempi e modalità di presentazione che in parte abbiamo già accennato. Dopodiché focalizzeremo la nostra attenzione sulla richiesta del finanziamento, con la questione che so che sta creando non pochi problemi a molte scuole, perché io sto ricevendo tante email su questo punto, e quindi il problema del login e delle abilitazioni delle utenze. La compilazione della candidatura, la trasmissione della candidatura e il riepilogo del percorso di finanziamento. La compilazione della candidatura la faremo in diretta utilizzando un'utenza attiva e vedremo praticamente come bisogna compilare il progetto, ed è una cosa, vedrete, abbastanza semplice, direi, e come trasmettere la candidatura. Faremo questo percorso insieme. Partiamo, come ci siamo detti, dall'analisi del bando o dell'avviso. Le finalità. Quali sono le finalità dell'avviso?
L'avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Attenzione, vedete, il bando parla di possibilità, quindi anche da concedere in comodato d'uso. Quindi questo significa che non necessariamente i kit e supporti didattici che noi andremo ad acquisire debbano essere consegnati agli studenti e alle studenti e alle studentesse in difficoltà. Potrebbero essere anche tenuti a disposizione nell'ambito della scuola. Questo è un elemento che il bando non esclude e che è confermato anche dall'autorità di gestione. Quello che invece è fondamentale è che nella misura in cui io volessi concedere in comodato d'uso a favore di studenti e studentesse il kit didattico, e il bando prevede anche la possibilità di concedere devices, cioè posso tablet, notebook o altre cose, altri supporti tecnologici, io non posso farlo in maniera arbitraria. Devo prevedere dei criteri che facciano emergere la condizione di disagio degli studenti e delle studentesse, anche in relazione agli effetti connessi alla diffusione del Covid-19. Questo è un elemento molto importante da tenere in considerazione. Quindi, se io lascio a livello scolastico la disponibilità del kit e dei devices, seguo un certo tipo di procedura. Nel momento in cui io do incomodato d'uso a favore di studentesse e studenti in difficoltà, devo prevedere una procedura oggettiva con la quale dico perché allo studente A do il kit e allo studente B non lo do. Può essere un'autocertificazione, può essere una dichiarazione, possono essere tanti fattori legati a momenti di difficoltà, ad esempio lavorativo dei genitori del ragazzo o dei ragazzi, ma su questo non ci sono indicazioni specifiche, ma sarà la scuola a definire i criteri oggettivi per il riconoscimento di questa facilitazione. All'interno questo bando si inserisce all'interno di un contesto più generale, che è il programma operativo nazionale della scuola. Questo programma operativo nazionale ha una serie di priorità di investimenti, di obiettivi da conseguire, di azioni da realizzare. Perché è importante il richiamo e alla contestualizzazione di questo avviso nel contesto più ampio del programma operativo? Perché? Perché quando noi andremo a fare, in verità una piccola parte, di progettazione sulla piattaforma, sarà fondamentale che voi ricordiate questa slide. Perché questa slide vi dà dei suggerimenti su che cosa scrivere in quella finestra che io richiamerò e vi ricorderò rispetto agli obiettivi di questo vostro progetto. Ecco perché ho posto in evidenza questa serie: priorità di investimento, obiettivo specifico, azione. Con questo abbiamo delineato le finalità dell'avviso. Chi sono i beneficiari? I beneficiari, lo abbiamo accennato già, oltre alle scuole statali, sono beneficiari del finanziamento le scuole paritarie di primo e secondo grado che svolgono il servizio in modalità non commerciale e che abbiano acquisito in data antecedente alla scadenza del presente avviso
il riconoscimento, abbiano avuto il riconoscimento della parità. Quindi beneficiari, scuole paritarie di primo e secondo grado che svolgono il proprio servizio in modalità non commerciale. Inoltre, le scuole devono essere presenti nell'anagrafica del sistema informativo SIDI. Qui siamo al 99%, le nostre scuole sono presenti al 99% nel sistema SIDI. Non tutte, però, avevano acquisito l'abilitazione o la profilatura, come è definita all'interno del sistema, al SIF 2020, cioè all'applicazione che permette di accedere alla elaborazione del progetto sulla piattaforma GPU. Uso un po' di sigle con cui dobbiamo familiarizzare, perché questo intervento che stiamo facendo insieme è vero che abbiamo detto che è molto contestualizzato e finalizzato a questo avviso, però mi sentirei di aggiungere che la partecipazione a questo webinar da parte vostra, e ho visto che ci sono anche molte scuole primarie che non possono accedere a questo bando, ma vi garantisco che non è tempo perso, perché il sistema di presentazione di richiesta di finanziamento è uguale in tutti quanti i bandi che sono usciti e che sono in procinto di uscire, perché ne usciranno altri forse anche per settembre, rivolte anche alle scuole paritarie. Ritorniamo ancora sui beneficiari. Sono scuole ubicate in tutte le regioni italiane, tranne che in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, perché hanno degli accordi diversi con il Ministero dell'Istruzione e in particolare con l'autorità di gestione. Inoltre, un altro elemento, forse lo potremmo definire anche di vantaggio delle scuole paritarie, è che è possibile presentare un progetto per codice meccanografico, e questo forse è l'unica vera facilitazione che abbiamo come scuole paritarie, perché mentre per gli istituti statali l'istituto comprensivo che abbia la scuola secondaria di primo e secondo grado può presentare un solo progetto, noi possiamo presentare un progetto per ogni scuola con il suo codice meccanografico, e per le scuole secondarie di secondo grado, avendo un codice meccanografico per ogni indirizzo di studio, è possibile che ogni indirizzo di studio possa presentare un progetto. Questo è molto importante, perché è importante perché i soldini, mi esprimo proprio in questi termini, a disposizione, per la natura stessa che questo ordinamento giuridico costringe le scuole paritarie, vedremo che i fondi a disposizione unitaria per ciascuna scuola non sono tanti, ma nonostante questo, e faccio una piccola riflessione con voi, penso che alla luce e alla luce delle difficoltà che si sono avute per accedere ai PON, vi deve essere uno sforzo di partecipazione da parte nostra a questo avviso, proprio nella prospettiva che questo avviso costituisce uno dei vari step del percorso ad una partecipazione piena e ampia ai fondi PON. Ma su questo punto ritorneremo al momento della progettazione. Destinatari e interventi attivabili. Qual è la differenza tra beneficiari e destinatari? In ogni avviso del PON, il beneficiario è l'ente giuridico che richiede il finanziamento, ovvero sia la scuola. I destinatari sono gli studenti, le studentesse, ma in alcuni casi anche i genitori, che poi ne soffruiscono effettivamente dei benefici del bando. Quindi finanziamenti per
kit didattici e devices per studenti e studentesse che ne abbiano necessità. Quindi non solo e non limitatamente agli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Ho ricevuto molte email in cui mi si chiedeva: ma questo bando prevede i supporti didattici solo per gli studenti e le studentesse con difficoltà di apprendimento oppure PES? No, assolutamente no. A tutti gli studenti che ne abbiano necessità. Che cosa io posso fare con i finanziamenti previsti da questo avviso? Posso acquisire, come abbiamo già in qualche modo anticipato, supporti didattici disciplinari, libri di testo, cartacei e o digitali, vocabolari, dizionari, libri, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Sì. Anche i devices sono acquisibili. Elemento di attenzione: io, siccome la strutturazione del finanziamento e quindi la locazione di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l'anno scolastico 2021. Scusate, mi soffermo nuovamente sui devices. Purtroppo i devices non possono essere acquisiti almeno sulla base delle disposizioni di questo avviso. Tuttavia possono essere, in caso di finanziamento, presi in fitto da un fornitore per la durata dell'intero anno scolastico. Ora, considerato che gli ammortamenti di questo tipo di supporti tecnologici è abbastanza elevato come percentuale di ammortamento, è plausibile, e qui faccio un discorso di tipo amministrativo, che io il costo del devices lo vado ad ammortizzare completamente con il contratto di fitto, e quindi poi con un minimo io posso riscattare questo devices alla fine del contratto di fitto. Quindi la stessa dottoressa Augusto mi diceva che questo è stato un modo per poter permettere a me, a normativa vigente, per poter ammettere le nostre scuole all'acquisizione anche di devices di tipo tecnologico. Questi devices, dicevamo, possono essere poi dati a studenti e studentesse che ne siano privi. Elemento di attenzione, dicevo prima. Perché se io nella richiesta di un finanziamento ho un fattore di ponderazione di 200 euro, poi mi spiego meglio, però il fattore di ponderazione di 200 euro significa che io per ogni allievo che rientra nella finanziabilità, e poi vediamo quali sono i criteri, da parte del bando, io posso ricevere 200 euro. Io ho l'obbligo di restituire a ciascun allievo un valore in beni e servizi da 200 euro? La risposta è negativa. E faccio un esempio concreto. Se io ricevo un finanziamento da 600 euro attraverso l'avviso, io non sono, che significherebbe avere un finanziamento del fattore di ponderazione, scusate se sono un po' tecnico, però è un chiarimento importante questo, se io ho tre allievi per cui chiedo il finanziamento e chiedo 600 euro, questi 600 euro ho l'obbligo di distribuirla per i tre allievi? No. Io posso anche acquisire un unico devices, un unico notebook, e sulla base, abbiamo detto, di una criteriologia oggettiva scelgo la persona maggiormente in difficoltà a cui consegnare per un anno l'uso di questo computer. Quindi non c'è corrispondenza esatta tra il livello di finanziamento che io ricevo per ciascun allievo e quanto poi restituisco a ciascun allievo.
questo è un elemento di chiarimento molto, 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 molto importante per noi. Vedo che qualcuno chiede se l'allocazione può essere anche pluriennale. L'allocazione può essere anche sicuramente pluriennale, noi però andremo a scaricare l'importo ascrivibile al primo anno di riferimento, perché il bando ci dice che si estende, cioè gli effetti del bando si estendono unicamente per l'anno scolastico 2020-2021. Ritorniamo allora a questa slide e al finanziamento richiedibile per le secondarie di primo grado. L'importo per ciascun progetto è altissimo, come vedete. In teoria ciascuna scuola potrebbe chiedere la bellezza di 100.000 euro. E questo, stando anche all'importo messo a bando, che sono 236 milioni di euro, ci sta pure. La difficoltà qual è? La difficoltà è che il finanziamento viene assegnato, viene più che assegnato, viene computato, viene stabilito sulla base dell'indicatore relativo allo status socio-economico e culturale della famiglia di origine. Economic Social Cultural Status, quello dell'INVALSI, che voi sapete questo indice nasce in sede di rilevazioni PISA e dell'Organizzazione Internazionale per l'Educazione. Viene elaborato, viene costruito a livello di INVALSI in base al questionario studenti e all'informazione che dà la segreteria rispetto alla famiglia d'origine, e quindi viene in rilievo il livello culturale dei genitori, se lavorano entrambi, c'è una serie di fattori. E qui ripeto quello che accennavo in precedenza. Per le ragioni, possiamo dire anche storiche, di una mancata realizzazione effettiva di una parità, le nostre scuole hanno assunto una specifica connotazione che le vede molto svantaggiate rispetto all'applicazione di questo indicatore dello status socio-economico e culturale. Tuttavia, questo non ci deve assolutamente demotivare dalla partecipazione, e per i fattori che in parte io ho anche accennato prima, cioè il fatto che il PON costituisce non un punto di arrivo, ma costituisce, questi avvisi costituiscono un itinerario per le scuole per poter accedere in maniera continuativa a dei finanziamenti pubblici a cui non ci stancheremo mai di sottolineare abbiamo diritto. Quindi, come avviene il finanziamento richiedibile per la scuola secondaria di primo grado? Avviene su queste basi. Innanzitutto, in base all'indicatore dello status socio-economico e culturale della famiglia d'origine, che può essere molto basso, allora quella scuola ha diritto al fattore di ponderazione di 200 euro moltiplicato per il numero corrispondente al 40% degli studenti della scuola. Man mano che l'indicatore diventa medio alto, alto alto, si abbassa la percentuale di studenti di quella scuola che ha diritto ad una maggiore percentuale di finanziamento. Quindi, se l'indicatore dell'INVALSI è molto alto, solo il 2% degli studenti iscritti alla mia scuola, alla mia secondaria di secondo grado, di primo grado, ha diritto, può ricevere il finanziamento. Quindi il calcolo è dato da 200 per il 2% degli studenti che frequentano la mia scuola.
E questo vale per le scuole secondarie di primo grado. Il fattore di ponderazione è più alto invece per le scuole secondarie di secondo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, innanzitutto il progetto può raggiungere l'importo di 120.000 euro e lo stesso fattore di ponderazione è di 350 euro, moltiplicato per il numero di studenti corrispondente alla percentuale dell'indicatore in bassi. Per le scuole secondarie di secondo grado il fattore di ponderazione è più alto. Spero che questa parte sia chiara, ma lo diventerà ancora più chiara quando noi elaboreremo insieme una progettazione alla fine dell'esposizione. Perché noi quando andremo nella sezione del GPU, cioè laddove viene elaborato il progetto, il sistema ci dà di default il numero di studenti per cui dobbiamo moltiplicare 350 in caso di scuola secondaria di secondo grado e 200 in caso di scuola secondaria di primo grado. A questo punto abbiamo visto che nell'avviso ci sono le finalità, ci sono i destinatari, qual è il finanziamento richiedibile. Adesso vediamo che cosa io posso coprire con il costo, con il finanziamento del progetto, che non è solo l'acquisizione di supporti didattici, ma ci sono e rientrano nel progetto anche le spese organizzative e gestionali, l'acquisizione di supporti didattici e la pubblicità. Gli importi, cioè del 10%, le spese organizzative e la pubblicità, devono essere considerati ulteriori rispetto al fattore di ponderazione. Cioè, se io ho 600 euro di finanziamento per l'acquisizione di supporti didattici, a questi 600 euro vanno aggiunti va aggiunto un altro 15% di spese organizzative e gestionali. La scuola può anche rinunciare a beneficiare delle spese organizzative e gestionali e rivolgere tutto il finanziamento all'acquisizione dei supporti didattici, ma questa è una scelta discrezionale. Per la pubblicità, invece, è obbligatoria e io nel momento in cui faccio degli acquisti devo in qualche modo pubblicizzare il fatto che siano stati finanziati attraverso il PON. Possono essere delle stampe, posso mettere delle targhette all'entrata della scuola in cui si dice che la mia scuola è beneficiaria di finanziamenti del PON 2014-2020, però l'elemento della pubblicità è un elemento obbligatorio che sarà controllato in sede di rendicontazione delle attività. Ma più specificamente, quali sono i contenuti delle voci di costo? Abbiamo detto che la parte del leone è costituita dall'acquisizione dei supporti didattici e dei devices. Il 10% è rappresentato dai compensi per coloro che lavoreranno nel progetto e ne faranno la rendicontazione. E ricordo che la rendicontazione è a costi reali, cioè io ho l'obbligo di documentare la spesa che faccio con un corrispondente documento di spesa, che può essere una fattura, che può essere qualunque altro documento fiscalmente valido. Invece per le spese di pubblicità
sono spese che possono essere, come dicevamo, delle stampe su zainetti, sul materiale didattico, sulle custodie e quant'altro. Abbiamo visto anche le voci di costo, e possiamo ora, se siete d'accordo, avendo focalizzato gli aspetti essenziali dell'avviso, porre attenzione alla procedura di richiesta di finanziamento. Quindi, al momento abbiamo letto l'avviso insieme. Le cose che abbiamo visto sono gli elementi fondamentali da conoscere per partecipare al bando. Ora rivolgiamo la nostra attenzione nella seconda parte del nostro pomeriggio, la dedichiamo alla procedura e ai documenti che bisogna presentare. 1. La progettazione va effettuata sulla piattaforma GPU, gestione interventi, che si accede attraverso la sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata ai PON. Devo allegare la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, ma considerato la situazione di emergenza epidemiologica, questa delibera può essere effettuata anche successivamente alla presentazione del piano formativo, ma sicuramente sarà richiesta in caso di finanziamento all'avvio delle attività. Quindi oggi, quando andremo a elaborare il progetto, vedremo che dovremo semplicemente spuntare una cosa e diremo che la delibera la consegneremo in una fase successiva. Inoltre, dobbiamo allegare la dichiarazione relativa allo status di scuola paritaria non commerciale. Il modello è scaricabile dalla piattaforma GPU. Qui abbiamo dato noi un piccolo aggiornamento all'autorità di gestione, perché aveva inserito, ma forse lo vedremo, è ancora presente, ma lo stanno cambiando, il modello dell'anno scorso, perché fortunatamente quest'anno il decreto per i contributi è stato emanato a marzo, e il modello A, che è il modello che noi dobbiamo allegare alla presentazione del progetto, è disponibile in allegato al decreto ministeriale 181/20 del 2020. Potete utilizzare lo stesso modello che avete già inviato agli USR regionali, e quindi prendete quello che avete già inviato e lo caricate in piattaforma. Questa fase in GPU è esaurita, quindi abbiamo elaborato il progetto, il sistema genererà un output, un file. Questo file lo dovremo scaricare, e lo vedremo nel dettaglio, e lo dovremo poi firmare digitalmente. L'avviso parla che la firma digitale deve essere ad opera del coordinatore, ma noi sappiamo benissimo che l'unico soggetto all'interno di una scuola paritaria, a maggior ragione se si tratta di un ente ecclesiastico, è il abilitato ad assumere degli obblighi e dei doveri nei confronti dell'esterno, è il gestore. Quindi l'autorità di gestione già sa che per noi, a meno che il coordinatore, che in alcune volte può essere una sola e quindi coincide con il gestore, non disponga della firma digitale, la firma, il documento, il progetto, il formulario sarà firmato digitalmente dal gestore. Dopodiché,
si carica in SIF 2020, che è la piattaforma di gestione finanziaria, e la procedura è chiusa. A quel punto si attenderà la valutazione e la graduatoria da parte dell'autorità di gestione. Anche qui c'è una slide che ribadisce l'importanza di caricare il modello A o del decreto 278 del 2019 o del decreto del 2020. Altro punto importante per quanto riguarda la presentazione del progetto sono i criteri di valutazione. I criteri di valutazione da non confondersi con l'indicatore di status socio-economico e culturale delle famiglie di origine, perché nel caso che abbiamo visto in precedenza, quell'indicatore è fondamentale per determinare il massimale di finanziamento. Qui invece stiamo parlando della valutazione del progetto che è stato presentato. In questo caso, come vedete, al punto 4, ma è il punto 3, c'è un errore, lo status socio-economico e culturale della famiglia di origine incide per il 40%. Cioè, gli altri criteri sono il livello di disagio negli apprendimenti, il tasso di deprivazione territoriale. Quando con la Presidente Kalavic abbiamo fatto il Giro d'Italia, era proprio il caso proprio di dirlo, per la presentazione dell'altro, per la partecipazione al precedente bando PON, molti ci chiedevano: ma considerata la natura delle nostre scuole e come sono inquadrate attualmente nel nostro ordinamento e nell'ambito economico e sociale della nostra società, vale la pena partecipare? Perché sono tutti, diciamo, tassi o indicatori o criteri che non sempre si adattano alle caratteristiche delle nostre scuole. Tuttavia ricordo che non c'è un punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento. Questo mi spinge a dire pubblicamente, conscio di essere anche registrato, che ogni progetto che sarà presentato riceverà il finanziamento, perché l'ammontare del budget dell'avviso è così ampio, 206 milioni, che saranno finanziati tutti i progetti validamente presentati. Su questo nutro pochissimi dubbi. Quindi invito a partecipare. Rispetto alla scuola secondaria di secondo grado, i criteri cambiano leggermente. In cui, perché si va ad aggiungere anche il tasso di abbandono, che è notorio che il tasso di abbandono nelle nostre scuole è molto basso, è assolutamente basso, ma vale il discorso che si faceva prima: non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità, e confermo quanto detto precedentemente. È probabilissimo che tutti i progetti che saranno presentati e validamente ammessi alla presentazione e quindi saranno finanziati. Abbiamo esaurito ancora il terzo capitolo di questo nostro itinerario pomeridiano, cioè abbiamo visto quali sono gli elementi essenziali del bando. Abbiamo visto quali sono le voci di costo, poi abbiamo visto qual è la procedura di presentazione del progetto, che avviene attraverso le due piattaforme che abbiamo richiamato, GPU e SIF 2020, e poi abbiamo anche visto quali sono i criteri di selezione, che ribadisco sono criteri di selezione automatici. In altri termini, se l'autorità di gestione agisce in maniera efficace, noi potremmo avere la graduatoria, non dico il giorno dopo, ma dopo 2-3 giorni dalla presentazione, proprio perché i criteri vengono calcolati automaticamente dal sistema.
Ultimo punto da considerare per chiudere questa analisi è la modalità, sono i tempi di presentazione e la modalità. Abbiamo detto già e anticipato che il progetto viene elaborato sulla gestione degli interventi, cioè sulla piattaforma GPU. Le proposte progettuali devono essere presentate nell'intervallo temporale che va dal 13 luglio alle ore 15 al 23 luglio 2020, sempre alle ore 15. Come è possibile accedere alle piattaforme? Si accede alle piattaforme con le credenziali SIDI del coordinatore didattico, cioè nella nostra scuola paritaria. Chi è che può effettuare la progettazione? La può effettuare il coordinatore didattico, perché è con le sue credenziali che riesce ad accedere a SIDI. Ho ricevuto tantissime email da parte vostra in cui si chiedeva: ma io non riesco ad accedere a GPU, non riesco ad accedere a GPU. Poi, andando ad approfondire la questione, abbiamo visto che non erano le credenziali della persona profilata come coordinatore e quindi non accederà mai. E quindi si è avuto una rincorsa a creare le credenziali del coordinatore, soprattutto in alcuni ambiti territoriali, dove ancora in queste ore c'è difficoltà ad accedere alla piattaforma GPU. Qui richiamiamo di nuovo quindi le due fasi della presentazione del progetto: elaborazione su GPU e trasmissione su SIF della candidatura. E ricordo che in caso di finanziamento del progetto, il Ministero, solo per le scuole paritarie, ma questo è dovuto al fatto che siamo dei soggetti privati, chiederà una fideiussione rispetto all'anticipo che viene erogato. Mi rendo conto che se il finanziamento è contenuto, il finanziamento richiesto dalle scuole, intendo dire, è contenuto, questo aspetto dell'obbligo di fare una fideiussione, di una stipula di una fideiussione è davvero molto noioso, però è una cosa che va fatta. Quello che io credo di essere autorizzato a dire è che la FIDAE si sta muovendo con primarie compagnie assicurative per poter permettere alle scuole di ottenere un ottimo tasso per la stipula della fideiussione, anche rispetto a importi minimi da garantire, ma questo sarà un tipo di informazione che noi, diciamo, daremo in seguito. Perché? Perché c'è un tasso minimo oltre il quale non si può andare, ma quel tasso noi cercheremo di renderlo veramente minimo. Vedo che il tempo sta davvero, davvero volando, ma le prossime due slide, avendole richiamate più volte, cioè la piattaforma GPU e la trasmissione della candidatura su SIF 2020, possiamo andare anche con maggiore velocità. L'unica cosa che voglio segnalare, soprattutto a beneficio delle scuole che hanno partecipato al vecchio bando, qui non abbiamo il doppio step, perché nel vecchio bando si prevedeva un intervallo temporale entro il quale si poteva presentare il progetto sulla piattaforma GPU e un successivo intervallo temporale per trasmettere la candidatura sulla piattaforma SIF. In questa fase tutte e due le piattaforme sono aperte, proprio alla luce del fatto che abbiamo solo 10 giorni a disposizione per presentare il progetto. Quindi chi vuole provare, con le credenziali SIDI del coordinatore didattico, si accede contestualmente sia alla piattaforma GPU,
sia alla piattaforma SIF. Ma queste piattaforme che abbiamo più volte richiamato, che cosa sono? Sono due piattaforme del sistema di gestione del PON che sono correlate, interrelate con un'altra serie di banche dati che vanno da quelle dell'Invalsi a quelle del MIUR, e questo è il motivo per cui noi possiamo avere delle valutazioni di tipo automatiche. Come accediamo alle piattaforme? Noi accediamo attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, PON Istruzione, quindi www.istruzione.it/pon. Queste slide voglio lasciarle e vederle, perché potevamo andare anche direttamente sul sito del Ministero, però poi, come devo dire, alcuni passaggi potevano anche non essere ben metabolizzati. Noi faremo un itinerario attraverso le slide, poi le riprenderemo però praticamente sul sito del Ministero. Quindi lo faremo velocemente, quindi partiamo proprio dal sistema d'ingresso sulle piattaforme. Il sistema d'ingresso avviene attraverso questa pagina sul sito del Ministero. Vi è una sezione denominata Accesso ai servizi. Nell'accesso ai servizi abbiamo due link: il link gestione interventi e il link gestione finanziaria. Quando vediamo gestione interventi, intendiamo dire piattaforma GPU, cioè laddove viene elaborato il progetto. Non possiamo trasmettere la candidatura se non esauriamo prima questo step, cioè l'elaborazione del progetto in gestione interventi. Invece gestione finanziaria è il link che ci conduce su SIF 2020, cioè l'ambiente attraverso il quale noi andiamo a trasmettere la candidatura, che poi sarebbe il file firmato digitalmente, cioè il formulario firmato digitalmente. Con quali credenziali noi accediamo? Accediamo con le credenziali del coordinatore didattico, con le credenziali SIDI del coordinatore didattico. Una volta che abbiamo linkato su gestione interventi, noi accediamo a questa pagina. Questa piattaforma è gestita dall'Indire. Noi linkiamo nuovamente su accesso al sistema e ci ritroveremo questa finestra. Questa finestra ha tre possibilità di accesso. L'accesso che noi dobbiamo utilizzare è l'accesso SIDI. In questo caso il coordinatore accederà attraverso il SIDI. L'accesso con credenziali GPU, che sarebbe questo qua, dove vedete scritto Indire, è un accesso che il coordinatore didattico può abilitare ai propri collaboratori, ad esempio per l'elaborazione del progetto, dando loro delle abilitazioni dall'interno della piattaforma. Se invece vogliamo accedere alla piattaforma SIF 2020, non dobbiamo più linkare a gestione interventi dal sito del Ministero, ma dobbiamo linkare su gestione finanziaria. Nella gestione finanziaria, anche qui ci ritroviamo l'accesso attraverso le credenziali SIDI, e una volta che abbiamo effettuato l'accesso,
il sistema ci porta all'interno del sistema informativo dell'istruzione del SIDI e in particolare vediamo l'applicazione sistema informativo fondi SIF attivati. Se clicchiamo su quella, scusate, ritorno indietro, se clicchiamo su sistema informativo fondi SIF 2020, noi entriamo in questo ambiente. In questo ambiente è quello in cui noi andremo a trasmettere digitalmente la candidatura. Se guardate in alto sulla sinistra c'è scritto candidatura. Cliccando lì noi avremo la possibilità di caricare il documento che abbiamo elaborato sulla piattaforma GPU. Ecco, questo è il quadro volevo darvi e che sono i fondamentali per poter effettuare una presentazione. Successivamente troverete delle slide che però sono aspetti più procedurali che riguardano la possibilità, ad esempio, del coordinatore didattico di abilitare qualche collega per poter effettuare la presentazione dei progetti. Cioè io, se clicco, voi vedete questa colonna operatori abilitati alla compilazione rispetto al bando di riferimento. Se io dovessi cliccare su quel link, io potrei mettere l'email di Maffeo Giuseppe, arriverebbe a Maffeo Giuseppe una comunicazione da parte della piattaforma GPU in cui potrei creare le credenziali per entrare anch'io in GPU. Ovviamente potrò fare solo la progettazione, ma non presentare il progetto. In sintesi, noi che cosa abbiamo visto sotto il profilo della procedura per la presentazione di un progetto? Il primo passo abbiamo visto che era quello di fare la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, ma abbiamo visto che per il fatto che siamo in una situazione di emergenza epidemiologica, le delibere le posso fare anche al momento dell'avvio del progetto in caso di finanziamento. Dopodiché, io per poter presentare il progetto devo accedere alla piattaforma GPU, devo effettuare la progettazione e dopo aver fatto la progettazione devo caricare la documentazione richiesta, che ricordo nel nostro caso è il modulo A, cioè l'attestazione che la scuola svolge il servizio in modalità non commerciale. Nel momento in cui io ho presentato il progetto sulla piattaforma GPU, si realizza un PDF. Questo PDF io lo vado a, una volta inoltrato sulla piattaforma GPU, lo scarico e lo firmo digitalmente. Una volta firmato digitalmente, vado nella gestione finanziario contabile, quella che abbiamo appena visto, SIF 2020, e carico la proposta progettuale e sotto la voce candidatura trasmetto il file firmato. Questo è in sintesi lo schema di elaborazione e presentazione della proposta progettuale. Ho aggiunto per comodità di tutti i riferimenti per contattare, diciamo, l'autorità di gestione, ma anche per avere maggiori informazioni, quindi al link del Ministero dell'Istruzione e sui PON. Ora, esaurita questa fase, proviamo ad effettuare insieme una progettazione. Adesso dovete avere un po' di pazienza perché togliamo le slide e ci colleghiamo attraverso
internet. Ecco qua. Allora, vi ricordate, abbiamo visto insieme la slide che riportava esattamente questa schermata. Questa schermata il cui indirizzo è istruzione.it/. Avevamo visto anche che la sezione di nostro interesse era l'accesso ai servizi, in cui ci sono le due piattaforme. Abbiamo visto che gestione interventi e la GPU, cioè dove io vado ad effettuare l'elaborazione del formulario. E gestione finanziaria è quella che riguarda SIF 2020 ed è finalizzata alla trasmissione del progetto che io ho elaborato in gestione interventi. Lo vedremo tutte e due. Allora, entriamo a gestione interventi. Abbiamo detto che ci trasferisce quel link alla piattaforma GPU gestita dall'Indire e, se ricordate, abbiamo detto che dobbiamo linkare su accesso al sistema. Ecco qua, abbiamo le tre finestre di accesso. Indire, accesso con le credenziali GPU che abbiamo già condiviso, che questo tipo di accesso il coordinatore didattico può abilitarlo ai collaboratori, nel caso soprattutto ad esempio di progetti complessi, e ce ne potrebbero essere in futuro. Non è questo il caso, come vedremo. L'accesso tramite siti e l'accesso per le scuole degli enti locali. Ecco qua. Ho chiesto alla presidente Kaladic di poter utilizzare le credenziali della sua scuola, ma a onor del vero devo dire che avevo ricevuto molte disponibilità da parte di scuola per poter utilizzare il loro accesso, e di questo davvero vi ringrazio. Evidentemente, allora, S4B. Eccoci qua. Allora, la schermata che voi vi ritroverete quando entrate all'interno del sistema è questa. Queste sono una serie di informazioni che l'autorità di gestione ci vuole dare. Se noi apriamo una di queste, ci dà delle indicazioni specifiche su delle cose, ma voi la chiudete e dopodiché vi troverete l'insieme delle scuole di cui voi avete in qualche modo l'autorizzazione ad accedere nel sistema SIDI. Cioè, se questa la persona che ci ha dato l'accesso fosse il coordinatore, ad esempio, di più ordini di scuole, noi avremmo più codici meccanografici e quindi potremmo entrare negli ambienti di GPU dedicati a più scuole e presentare più progetti. Pensiamo ad un istituto, diciamo, comprensivo, chiamiamolo così, assimilando la denominazione a quella delle scuole statali. Noi avremo una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e una scuola secondaria, ad esempio, di secondo grado. Ma detto questo, entriamo all'interno della piattaforma. Quando uno entra per la prima volta all'interno della piattaforma, il sistema chiede di compilare l'anagrafica della scuola l'anagrafica della scuola. Quindi si inserisce l'anagrafica della scuola
sono tutti. Allora, ecco qua, e chiederà anche di compilare l'anagrafica personale del coordinatore didattico, soprattutto, cioè in particolare chiederà di inserire la email. Fatti questi adempimenti, voi vi troverete all'interno di questa schermata l'insieme dei bandi a cui in quel momento la scuola potrebbe accedere. In questo caso abbiamo un unico bando di accesso. Allora, il bando è quello che riguarda, l'abbiamo visto, supporti per libri di test e kit scolastici per secondarie di primo e secondo grado, e quindi io voglio presentare il mio progetto. Clicco su accedi alla candidatura e io ho quelle indicazioni che noi abbiamo visto, cioè l'azione che verrebbe finanziata, la sottoazione e l'importo massimo che io potrei richiedere. Attenzione, voi avete anche un cruscotto qui sopra che tenetelo, perché è importante, perché vi dà la possibilità di gestire al meglio le informazioni che inserite. Voi avete qui il progetto e noi siamo nella sezione progetto, vi darà il riepilogo nel momento in cui voi avete inserito alcuni campi, la stampa di controllo e poi la funzione molto importante che è la funzione di inoltro, cioè quando abbiamo concluso la progettazione io inoltro il progetto. Vi ricordate però che l'inoltro è solamente una delle due fasi di presentazione della candidatura, perché l'inoltro permette la generazione solamente del PDF che io poi devo scaricare, firmare digitalmente e caricare nell'altra piattaforma SIF, perché ricordo che noi siamo ora all'interno della piattaforma GPU. Allora, io non ho progetti che sto elaborando, allora clicco crea nuovo progetto. Nel creare un nuovo progetto, vedete, la descrizione me la dà in automatico il sistema, l'azione di riferimento, io devo inserire il titolo. Il mio titolo, diamo un titolo generico, la mia scuola è inclusiva, perché voglio acquisire dei supporti per le persone maggiormente in difficoltà, salvo, ecco qua, ho fatto, diciamo, l'introduzione e potremmo dire la mia prima sezione del progetto. Dopodiché io vado ad inserire nuovo modulo. La terminologia che è utilizzata non è propriamente adatto ad una richiesta di finanziamento di attrezzature, però diciamo chi si occupa di questa materia sa che hanno fatto delle forzature e degli adeguamenti di un sistema che non era proprio nato per questo, perciò troveremo una terminologia che qualcuno ritroverà molto simile a quella che riguardava il contrasto alla povertà educativa, ma che aveva come oggetto tutt'altra attività, cioè attività extracurriculare di formazione dei ragazzi e anche dei genitori. In ogni caso, andiamo avanti. Io posso realizzare un solo modulo. Apro la sezione, la tipologia di modulo è unico perché io ho una sola azione all'interno del mio progetto. Dopodiché qui andiamo al cuore un po' di tutto il procedimento, il numero di destinatari. Il numero di destinatari, vi ricordate, è quel indicatore che automaticamente il sistema genera per definire l'importo del finanziamento, cioè è il numero di studenti per il quale il prodotto col fattore di ponderazione determina l'ammontare richiedibile. E qui noi abbiamo in molti casi purtroppo
potrebbe esserci anche, come devo dire, una disillusione per molti, ma in molte scuole questo livello è, diciamo, sarà basso. Pertanto, per la scuola per la quale io sto effettuando la progettazione, l'indicatore degli invalsi è pari a 3 allievi. Dopodiché io vado ad indicare il titolo del mio modulo formativo, vado a descrivere il mio modulo. Vedete, anche nella terminologia che voi avete qui è una terminologia propria di percorsi formativi. Però vi ricordate che noi abbiamo visto una seconda slide. Qui bisogna richiamare quelle priorità di investimento, quegli obiettivi e quelle azioni che erano in quella slide, e in maniera, come devo dire, abbastanza sintetica, noi andiamo a definire perché chiediamo questo finanziamento. Ovviamente non avremo la possibilità di rispondere a tutte, diciamo, le sollecitazioni che ci vengono, perché vedete, parla di moduli formativi, noi stiamo parlando di attrezzature. Qui ci rimettiamo alla capacità di ciascuno di noi, in qualche modo, di coniugare la realtà dei fatti con i desiderata del Ministero dell'Istruzione. Io però, insomma, non scrivo, indico, diciamo, delle lettere per raggiungere il numero minimo di caratteri per poter andare avanti. Ecco, dobbiamo avere il minimo di... Ecco qua. Data inizio previsto, possiamo mettere il 1° settembre 2020, data chiusura 31 luglio 2021 o 30 giugno. Salvo. Ecco qua, vedete, compare in automatico la scheda finanziaria, io la convalido e ho terminato la progettazione. Quindi, insomma, tutto qui, davvero tutto qui, nel senso che tutto l'aspetto di progettazione è limitato a compilare il modulo e la scheda finanziaria. Ovviamente qua, se l'indice invalsi è un indice basso, cioè dello status socio-economico, il finanziamento potrebbe essere molto più alto. Per le scuole secondarie di secondo grado abbiamo detto non parliamo di 200 euro ma parliamo di 350 euro, e quindi, diciamo, per molte scuole il livello di finanziamento può non essere alto. Ma qui io richiamo quello che ci siamo detti prima: questo bando costituisce un punto di un percorso più ampio. Nonostante queste difficoltà, è opportuno, necessario, utile, ma anche per un principio di giustizia e di equità, che si riesca a partecipare nel maggior numero possibile di scuole. Ma detto questo, vado avanti nella progettazione, vedete, e io la progettazione l'avrei esaurita. A questo punto io torno ai progetti. Se vado sul riepilogo, mi dice che cosa io ho progettato, mi fa visualizzare i dettagli del modulo. Qui ho la stampa di controllo, ecco qua,
Questo è il file che il sistema genererà dopo che ho fatto l'inoltro e che io dovrò firmare digitalmente. E nel momento in cui io sono convinto della progettazione che ho fatto e dei vari passaggi, potrei anche procedere con l'inoltro del progetto. Ecco qua, questa è la schermata dell'inoltro del progetto in cui devo dichiarare che il mio bilancio conto consuntivo dell'ultimo anno di esercizio è stato approvato. Inoltre devo dichiarare, ed è questa qui, ed è questa spunta, inoltre devo dichiarare che le mie diciamo delibere del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto sono state diciamo saranno date in una fase successiva, e dopodiché dovrò caricare, e ancora diciamo c'è ancora l'errore, cioè c'è ancora il decreto ministeriale dell'anno scorso, io dovrò qui caricare come file il modulo A allegato al decreto ministeriale di concessione dei contributi per il 2020. Dopodiché faccio inoltre. Una volta effettuato l'inoltro, nel monitoraggio e controllo mi comparirà il piano che devo scaricare, quindi data eccetera protocollato. Io questo, diciamo, questo file lo dovrò scaricare e, una volta scaricato, firmare digitalmente e presentare sulla piattaforma SIF. Siccome non sono autorizzato a presentare il piano formativo nell'ambiente che stiamo utilizzando, cercherò di colmare il mancato accesso alla piattaforma SIF, laddove deve avvenire l'inoltro, mostrandovi un video che illustra proprio questa fase di trasmissione. Dopo il video abbiamo ancora qualche minuto, scorrerei le domande che avete proposto e poi concluderemo questa nostra sessione di lavoro. Allora, il video che noi andremo adesso a vedere è un video che ci mostra la fase successiva all'inoltro del progetto. Spero che sia chiaro questo. Noi siamo entrati nella piattaforma GPU. Nella piattaforma GPU, in 5 minuti o poco più, abbiamo elaborato il progetto. Non abbiamo fatto l'inoltro perché, insomma, non avevamo tutti i documenti per farlo. Ma se avessimo fatto l'inoltro, avremmo poi dovuto fare questo step che adesso vediamo. Dall'inoltro all'invio del progetto, tutte le fasi passo dopo passo. Per trasmettere sulla piattaforma Sistema Informativo Fondi SIF 2020 una candidatura firmata digitalmente, è necessario che la scuola abbia completato sulla piattaforma GPU tutte le operazioni relative alla presentazione e all'inoltro di tale candidatura. La funzione per trasmettere la candidatura è disponibile infatti solo dopo la chiusura dei termini di presentazione. È l'autorità di gestione che stabilisce nell'avviso i tempi sia per la presentazione sia per la trasmissione della candidatura. Per trasmettere la candidatura firmata digitalmente, è necessario che la scuola esegua scrupolosamente le seguenti operazioni. Salvare il documento di candidatura. Firmare digitalmente la candidatura. Trasmettere su SIF 2020 la candidatura. Salvare il documento di candidatura. Dopo aver eseguito l'inoltro del progetto sulla piattaforma GPU, così come specificato nei manuali, il dirigente scolastico o il DSGA selezionano nel menu delle funzioni l'area monitoraggio e controllo e scelgono la voce monitoraggio dei piani. Il sistema presenta l'elenco di tutti i piani della scuola. Selezionato il piano di interesse,
Per visualizzarlo basterà fare clic su Vedi piano e successivamente sul bottone Stampa definitiva in alto nella pagina. Il documento relativo al progetto selezionato viene quindi scaricato in formato PDF. Dopo averlo salvato sul PC, è necessario aprirlo con Adobe Reader. Ricorda, il documento scaricato non dovrà assolutamente essere modificato e non potrà essere aperto direttamente nel browser per non inficiare le operazioni successive. Inoltre, non è valido l'invio di copie scannerizzate del documento. Una volta aperto il documento, è necessario verificare che sia presente in alto a sinistra la voce Segnalibri o Bookmarks. Qualora non ci fosse, il dirigente scolastico dovrà ripetere il download e accertarsi dell'effettiva presenza di questa voce. È importante che il testo presente nei segnalibri o bookmarks sia leggibile e non presenti caratteri non leggibili. In caso di anomalia, il dirigente dovrà aprire un ticket sulla piattaforma GPU per segnalare il problema. Dopo aver aperto il documento e aver verificato la presenza della voce segnalibri e la leggibilità di tutto il testo, il dirigente scolastico può chiudere il file senza salvarlo e senza rinominarlo. Firmare digitalmente la candidatura. A questo punto è necessario procedere firmando digitalmente il documento, scegliendo tra il sistema di firma digitale remota del SIDI o un qualunque altro kit di firma digitale rilasciato alla scuola da un ente certificatore accreditato AGID. Il documento da firmare deve essere quello scaricato dal sistema GPU. Non è consentito l'invio di una copia scannerizzata del documento, anche se firmata digitalmente. Trasmettere su SIF la candidatura. Dopo aver firmato digitalmente il documento di progetto, la scuola accede alla piattaforma SIDI, Sistema Informativo Fondi SIF 2020, e seleziona nel menu delle funzioni, all'interno dell'area Candidatura, la voce Trasmissione candidatura firmata. Effettuando una ricerca per anno e avviso, il sistema mostra una schermata con la lista dei piani dell'istituto. In corrispondenza del piano di interesse, il dirigente scolastico o il DSGA procede con la richiesta per la protocollazione del documento, selezionando l'icona. All'utente sarà chiesto di allegare il documento di progetto firmato. Se il caricamento del documento è stato completato correttamente, un messaggio avviserà che l'operazione è stata effettuata con successo. Sarà inoltre possibile richiedere una email di conferma che attesti il completamento dell'operazione di invio. Dopo aver allegato il documento, nella colonna Stato apparirà il messaggio Protocollazione schedulata con la data di schedulazione. Nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine, il sistema segnala l'errore con un messaggio. L'assegnazione del protocollo non è immediata e può trascorrere qualche giorno dal momento della richiesta. La scuola può comunque monitorare la protocollazione dalla stessa funzione. Non appena il protocollo viene attribuito, sarà visibile il numero e la data del protocollo. Qualora lo stato rimanga in protocollazione schedulata nei giorni successivi all'inserimento, è possibile segnalare l'anomalia all'indirizzo di posta pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it. La segnalazione deve essere inviata entro i termini di trasmissione previsti dall'avviso. Una volta assegnato il protocollo, sarà possibile anche stampare il documento di progetto, operazione non consentita prima della protocollazione. Il documento di progetto è così pronto per le fasi successive di valutazione e autorizzazione. Bene, grazie. Eccoci qua. A questo punto abbiamo il quadro di quali sono gli adempimenti di presentazione di un progetto.
Sì, siete d'accordo. Adesso scorrerei insieme a voi quelle domande che insomma richiedono una maggiore attenzione e una maggiore generalità e dopodiché concludiamo i nostri lavori. Allora, rispetto alla allora, vediamo, allora, dove possiamo trovare l'indicatore ESCS? Abbiamo visto che l'indicatore ce lo calcola automaticamente il sistema. E se anche il gestore rappresentante legale non avesse la firma digitale, no, in questo caso il gestore o il rappresentante legale credo che la firma digitale non può non averla. Ma nel caso non l'avesse, la deve fare. È possibile avere le slide? Sì, certo, saranno poste sul sito. È possibile ricevere? Se nel SIDI non c'è gestione finanziaria, che cosa bisogna fare? Se nel SIDI non c'è la gestione finanziaria, bisogna chiedere la profilatura per accedere a SIF 2020. Cioè, nell'ambito del SIDI c'è un'applicazione che si chiama gestione utenza e si richiede richiesta, c'è anche nella sezione gestione utenza c'è richiesta profilatura. Si chiede la profilatura per appunto entrare per l'applicazione SIF 2020. Poi mi dicono ho chiamato il numero verde e qui purtroppo posso fare poco. Il numero dei beneficiari che ho scritto all'interno del GPU, no, non si possono scrivere nell'esempio sul numero dei beneficiari all'interno del GPU, in particolare dei destinatari, è elaborato direttamente dal sistema e quando lo sperimenterete, cioè quando sperimenterete la progettazione, vedrete che è un campo non modificabile. Sì, va bene la chiavetta rilasciata dalla Camera di Commercio? Sì, assolutamente. Per quanto riguarda i device, possono essere solo dati dalla scuola in comodato d'uso? Certo, i device sono acquisiti dalla scuola attraverso un contratto di affitto ed è la scuola, come abbiamo visto, secondo una criteriologia oggettiva che può concederle poi che può concederla poi agli studenti. Dopodiché abbiamo inoltrato la richiesta ed è in fase inoltrata da 2 giorni. Quanto tempo intercorre? No, dovrebbe essere già scaricabile a qui però non mi è chiaro perché l'inoltrare di solito riguarda la piattaforma GPU, ma nella piattaforma GPU una volta inoltrata dovrebbe essere scaricabile molto velocemente il file. Se non è scaricato rivolgetevi all'assistenza perché c'è qualcosa che non va. Purtroppo rispetto alla richiesta di profilatura questo è un problema se non viene sbloccata. Posso solo segnalarvi eventualmente, dovete chiamare il vostro referente della sicurezza a livello di ufficio scolastico territoriale, però eventualmente potete scriverci a prontofidae@fidae.it mettendo il codice meccanografico e l'utenza, ricordo che l'utenza è nome e cognome, vediamo noi se a livello centrale possiamo in qualche modo darvi una mano. Vediamo ancora come avviene la rendicontazione delle spese effettuate dalla scuola. La rendicontazione delle spese avviene attraverso costi reali, nel senso che su SIF 2020 ci sarà una parte di gestione finanziaria e contabile del progetto e si compileranno dei format
nell'ambito dei quali si dovranno caricare in piattaforma i documenti di spesa. Ancora, per ogni codice meccanografico si può chiedere un progetto pur essendo un unico ente? Certo, si lavora per codice meccanografico anche se diciamo la congregazione che ha un'unica partita IVA, un unico codice fiscale lo stesso. Dove si caricano i documenti e quali sono le tempistiche? Ma questo lo abbiamo appena visto perché abbiamo esplorato insieme diciamo, le modalità di progettazione. Bene, ci sono altre domande, però io mi fermerei qui anche perché, insomma, rispettiamo i tempi. Sì, c'è poi anche un riferimento alla fideiussione dell'ultima a cui riusciamo a rispondere. La fideiussione mi sembra la cosa più complessa. Guardate, per la fideiussione, diciamo, la FIDE sta facendo un grande lavoro per semplificare questa fase. Io direi, adesso concentriamoci sulla partecipazione. No, insomma, facciamone quasi una bandiera. Lo so che non è bello dirlo in questo modo, però è importante partecipare anche se non sono tantissimi i soldini che chiediamo. Però questo è un diritto che abbiamo acquisito con tanta difficoltà. Questo bando può essere per molte scuole, perché questo è il primo bando che è aperto a tutte le scuole della penisola. Vi ricordo che il precedente era rivolto solo ad alcune scuole in alcune aree del sud. Ma è anche un momento in cui voi vi confrontate con un sistema di progettazione che sarà lo stesso anche per il futuro. Quindi la mia opinione è che valga la pena provarci anche se il ritorno economico in questo momento non è altissimo. Per il resto, io vi ringrazio davvero per la collaborazione e per insomma, per la partecipazione. Vi invito a prendere parte e se non l'avete fatto a iscrivervi anche al webinar di domani pomeriggio perché è molto importante il webinar di domani pomeriggio che è incentrato sulla tecnica di raccolta fondi. Durante quel webinar saranno presentate anche delle piattaforme che gratuitamente possono essere a vostra disposizione e soprattutto quel webinar rientra in una promozione complessiva che la FIDAE sta facendo con riferimento alla gestione scolastica. La gestione scolastica, almeno finché non si sarà raggiunta una parità economica effettiva, è una gestione composita, in cui concorrono, e lo ribadiremo anche domani sera, diversi strumenti di sostegno che possono essere i PON, possono essere Fonder, tra cui rientra anche la raccolta fondi. Quindi vi invito, se non l'avete fatto, a iscrivervi anche al webinar di domani pomeriggio. E a questo punto, se non c'è un intervento della Presidente di saluto, io mi congederei e eccola. Ecco. Bene, cosa dire di più? Grazie, dottor Maffeo, perché la sua competenza, ma soprattutto le informazioni a 360 gradi che ha offerto sicuramente ci permetteranno di portare a casa un altro elemento, un altro tassello. Ecco, come lei già ricordava, domani pomeriggio abbiamo un altro momento importante, perché ecco, chi mi conosce sa che spesso dico è vero che dobbiamo interloquire con il governo e cercare di puntare a un riconoscimento della libertà di scelta in Italia. E chiaramente con giusto riconoscimento anche a livello economico. Però dall'altra parte apriamo tutte le opportunità che possono dare dignità alle nostre scuole. Le opportunità ci sono e lo sportello pronto FIDAE ha questo obiettivo di essere vicino alle scuole non soltanto per dire quali possibilità, ma per accompagnarle affinché queste possibilità diventino opportunità per le nostre scuole. Io vi ringrazio per l'attenzione, per averci seguito anche oggi e vi aspettiamo anche domani, perché anche domani è un'altra opportunità importante per le nostre scuole.
Grazie a tutti, rinnovo il mio grazie al dottor Maffeo per me ci sta accompagnando nel saper conoscere ma anche poter gestire determinate opportunità a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale. Grazie ancora e buona serata a tutti. Arrivederci.